Ciao ragazzi, ed eccoci qua a ritornare su Pokémon Quest e pronti per questo nuovo episodio. Vi avevo detto che per Pokémon Quest avevo fatto pochi episodi, però a me questo gioco mi sta veramente piacendo. Allora, come vedete la mia base è cambiata, come vedete ho aggiunto statue, ci sono molti Pokémon, tra cui anche avete visto Lapras, Golem, Onix e tutto, PJ. Abbiamo un nuovo Pokémon che è Poliwag. I Pokémon che appaiono, possiamo dire così, all'improvviso qui nella base e li puoi tranquillamente ricevere nella tua squadra. Allora, detto questo, come state vedendo, guardate un attimo sulla mia squadra, ho cambiato totalmente la squadra. Non c'è più Pikachu, non c'è più, possiamo dire, Zubat, non c'è neanche Growlithe. Praticamente, ragazzi, ho cambiato tutto. Ci sono anche le evoluzioni, ragazzi, però non sono nulla di che, perché praticamente si evolvono veramente all'istante e non ricevono, per esempio, non cambiano mossa, non c'è praticamente niente. Si evolve il Pokémon e poi basta, ragazzi. Aumenta un po' di DPS e un po' di attacco, ma niente di che, ragazzi. Come vedete, ho in squadra un Onix e due Golem. Perché ho in squadra questi qua? Praticamente ci serviranno per oggi. Allora, praticamente andiamo a prendere il bonus dei Pokémon Market, così iniziamo veramente subito. Come vedete, 830. Ho fatto diverse espansioni per le pietre P e le espansioni Pokémon. Però ragazzi, prima di iniziare andiamo ad aprire la pentola pronta, questa qui. Inoltre c'è anche la pentola tipo argento, che servono tipo 15 bacche per ogni... Ponita, ragazzi! Intanto abbiamo il nostro caro amico Ponita. Comunque, stavo dicendo... di livello 7. No, ma stiamo scherzando, dai! Ma io... Vabbè. Tutti Ponita, ma tranne il livello 7 io vorrei, ma dai, ma che ci faccio? Vabbè. Comunque, vabbè, tranquillamente lo potrei farlo allenare e sale di livello e lo potrei far evolvere in Rapidash. Però, ragazzi, stavo dicendo, ecco, che queste pentole, come vedete, ingredienti per slot si riferiscono a queste qua, a queste, possiamo dire, bacche, miele e tutto il resto. Adesso ragazzi, però, ultimamente io ho sbloccato questo qua, ingredienti per slot 15. Quindi ragazzi, se io vado a mettere per esempio automatico, di questo mi hanno tolto 15, di questo mi hanno tolto 15, di questo mi hanno tolto 15, anche di questo e anche di questo, ragazzi. Praticamente sono 15, 30, 60, 75 bacche in questa pentola. E io direi di iniziare e voilà! Ok, tanto facciamo questi qua, questa pentola, sono 5 turni per farla, possiamo dire, cuocere in un certo modo e direi di iniziare subito. Allora, perché ho questa squadra, ragazzi? Perché ci servirà per questo livello. Sono Pokémon ormai oppati, ragazzi, perché praticamente ho fatto 1400 volte, possiamo dire, questo livello boss, quindi ragazzi, tranquillamente lo possiamo fare. Però ragazzi, direi di iniziare subito e se per caso il boss finale risulta un po' difficile, direi di cambiare un attimo le pietre P. Ecco, allora iniziamo con questo, possiamo dire, viaggio in automatico. Tranquillamente fa tutto da solo e andiamo a commentarlo. Poi ragazzi faccio tutto io il resto dei livelli. Tanto per farvi vedere come funziona l'automatico. Direi che mi trovo bene con l'automatico quando tipo non ho tempo per giocarci e gioco con altri giochi. Quindi mentre lui fa questo livello in automatico, io automaticamente gioco in altri giochi, ragazzi. Quindi è molto comodo. Intanto questi Pokémon, possiamo dire, si allenano in un certo modo. Comunque ragazzi, come vedete, è bella la modalità in automatico perché fa gli attacchi veramente ottimi. Allora, innanzitutto, come vedete, l'Onix, che praticamente io già l'avevo però non lo utilizzavo, ha una mossa, possiamo dire, bella forte, possiamo dire, che è Sassata. Quindi ragazzi, è un bell'Onix perché ha moltissima vita e quindi è molto utile.
con questa mossa veramente è un tocco veramente magico. Ok, siamo arrivati già al boss, tutto in automatico, ragazzi, sta facendo proprio da solo, io non sto toccando niente, come vedete non c'è la manina. Abbiamo un bel Wigglytuff, oh mio Dio. Allora, comunque, come vedete sono così oppati che praticamente questo Pokémon non gli sta togliendo niente, però gli sta facendo addormentare. Forza Golem! Forza secondo Golem, come ti potrei chiamare? Golem al centro, svegliati. Ok. Comunque, ci sono i loro rafforzatori, dei boss, che sarebbero piccoli Wigglytuff. Sì, Wigglytuff, mi sembra. Io mi confondo sempre con questi nomi dei Pokémon. Comunque, abbiamo fatto fuori il nostro boss del primo livello. Del mondo 8. Ok, come vedete ragazzi, ho molte pietre vigore, tra cui molte da 400 in su, quindi sono veramente molto molto utili, ancora non le ho messe. E però andiamo avanti, intanto abbiamo pure energia extra del livello, cioè del mondo precedente che ancora non ho riscattato. Quindi ragazzi, se non ci abbasta quell'energia, quelle 5 energie, possiamo utilizzare tranquillamente quell'energia extra. Comunque, adesso guidiamo noi, tanto per renderlo attivo questo video, altrimenti commento solo. Allora, intanto mi confondo un po' qual è il golem che è lì e qual è questo qua. Ok, quello forse è questo qua. Comunque, sassata con Onix e muore Nidoran, Nidorino, Nidorina, com'era. E rafforzatore, pure che non serve a niente, però da un po' di protezione, sassata, dai. Vabbè, abbiamo fatto fuori i Pokémon, quello c'ha la doppia mossa, quindi è normale che fa doppie sassate, possiamo dire, e flagello e fossa, vai, 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 vai. Pure flagello, ragazzi, è una bella mossa, eh. Pure fossa, eh. L'unica mossa inutile di questi Pokémon è rafforzatore. Vabbè, però da un po' di difesa può essere a volte utile. Allora, sassata e muori quel cazzo di serpente. Come si chiama? Allora, tanto qui. Ah, abbiamo Arbok. Cazzo, sarebbe l'evoluzione di quei serpenti che non mi viene il nome, ragazzi, giuro. Io ci gioco pure a Pokémon Go e ci sono moltissimi di questi serpentini piccolini. Io, ragazzi, dai, a volte io mi perdo in un bicchiere d'acqua e non so veramente i nomi. Vabbè. Comunque vi metterò di sicuro qualche nome qua in sovraimpressione. Allora, abbiamo fatto fuori Arbok, è stato piuttosto semplice perché questi ormai sono oppati come Pokémon, ragazzi. Questo è livello 55, questo è 68, questo è 51 e guardate un po' le pietre P e tutto il resto. Praticamente l'unico Pokémon che non ha le pietre, quelli là, possiamo dire rombali, in formato rombo, è Golem, quello al centro. Però io mi sto trovando bene, ragazzi, praticamente li sto facendo fuori tutti in un colpo. Praticamente, ah, ecco ragazzi che mi sono scordato. Praticamente perché ho scelto questi tre Pokémon? Allora, come in tutti i livelli, dipende anche, possiamo dire, dai livelli, dai mondi. In questo caso il mondo prescelto che abbiamo scelto dà un bonus di chi sceglie per esempio i Pokémon. Questo bonus va ai Pokémon Terra, in questo caso in questo mondo, ma se per caso possiamo dire andiamo in un mondo di acqua, dà il bonus ai Pokémon d'erba e a viceversa e il resto, vabbè. In questo caso possiamo dire dà un bonus, possiamo dire lotta ai Pokémon Terra. Infatti ho scelto proprio Golem e Onix che hanno questo bonus che hanno tipo 4000 di bonus che avete visto a inizio livello, penso che l'avete visto. E
Ragazzi, detto questo, io non sto mettendo niente di, possiamo dire, di mosse, ma intanto utilizzano Graffio e Azione e tutto il resto da soli. E comunque li fanno fuori. Allora, usiamo Fossa, che assolutamente l'ho utilizzata un po' lontano, però va benissimo. Flagello. Dai, 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 dai. Fossa. Tanto l'abbiamo fatto fuori. Come vedete non è che ci tolgono veramente tanto, perché questi sono veramente oppati, ragazzi. L'ho oppati, ho fatto 1400 di livelli dei boss, quello lì del mondo precedente. Quindi, ragazzi, è stata un po', possiamo dire, una scocciatura. Però, ragazzi, ci è servito. Assolutamente, forse dovevo registrare prima questo video, perché è tutto semplice così, ragazzi, è tutto semplice, cioè non ci toglie niente questo Kangastan, assolutamente. Però ha pure lui la mossa fossa, possiamo dire forza, però abbiamo la sassata. Comunque avete visto quanto toglie sassata, ragazzi, una mossa veramente incredibile. Ok, abbiamo fatto fuori il nostro caro amico Kangastan, una roba del genere, e guardate la vita che proprio è al massimo, possiamo dire, non gli ha tolto veramente niente. E direi di andare avanti. Andare avanti, di andare avanti. Ok, oh ragazzi, abbiamo questo bonus esplorazione. A cosa serve questo bonus esplorazione, ragazzi? Praticamente serve per le pietre P. Appena noi completiamo questo livello e lo vinciamo, questo bonus esplorazione ci dà delle pietre P veramente molto ma molto utili. Quindi ragazzi, direi di iniziare questo, possiamo dire, livello 4 nel mondo 8. Ah, e comunque ecco il bonus di tipo. Come vedete, bonus di tipo è di tipo terra. E infatti questi Pokémon sono di tipo terra e roccia. Però dà pure il suo bonus. Come vedete ha... Ho 8.973 di energia stimata e questo bonus ci dà 4.486 più. E quindi ragazzi si va a sommare a questa potenza e va a finire, possiamo dire, a 13.000 di potenza. Veramente molto, veramente molto molto utile questo bonus di lotta, possiamo dire. E detto questo, ragazzi, ci concentriamo un attimo sul livello, perché altrimenti, però vabbè, non serve che ci concentriamo, perché questi sono veramente Pokémon ormai oppati. E comunque un attimo vi vorrei parlare un attimo di questo gioco, perché ho capito che non ci devi avere assolutamente una squadra fissa per questo Pokémon Quest, assolutamente. A diverso degli altri Pokémon, possiamo dire, ti potevi arrangiare con la tua squadra, possiamo dire, preferita e ti divertivi assolutamente di più. Però, ragazzi, questo gioco fa sì che utilizzi anche gli altri Pokémon e non gli stessi Pokémon che hai intenzione di utilizzare e che preferisci, logicamente. Assolutamente non mi convinceva il fatto da utilizzare due Golem, che all'inizio erano due Geodude, ragazzi, e poi vabbè sono evoluti e sono diventati due Golem. E comunque vabbè, ci può stare, ragazzi, eh. È un bel gioco che ti fa capire che devi utilizzare anche gli altri Pokémon e non solo Pikachu e gli starter, i Pokémon starter che ti piacciono. E comunque detto questo, Pikachu, intanto continuo con il gameplay. Tanto c'è questo Lickitung che non è che ci toglie tanto come al solito. E vabbè, Pikachu si è evolto in Raichu. Perché poi ho scoperto, veramente sono stato veramente stupido, lo potevo far rimanere Pikachu, perché c'è una funzione tipo la pietra stante, cioè che non ti fa evolvere quel Pokémon. E quindi potevo veramente farlo. Cioè, gli potevo dare quella pietra tranquillamente gratis e non si poteva evolvere. Però, vabbè, si è evoluto e ho un Raichu. Però, c'ho un doppio Pikachu perché l'ho trovato tramite quella pietanza del, possiamo dire, di questa pentola magica.
Comunque, abbiamo adesso pronta questa pentola. Per adesso no, ragazzi, perché l'energia extra, questa qui degli obiettivi. Allora, non abbiamo pronta. Ah, pensavo che l'avevamo pronta questa pentola. Comunque, direi di fare un altro livello e poi abbiamo pronta la nostra pentola. Poi utilizziamo anche l'energia extra di quegli obiettivi. Allora, abbiamo 4 step qui. Adesso ci concentriamo, possiamo dire, al gameplay. Ok, dove sta? Ok, sassata. Ah, non hai tolto assolutamente. Ok, sassata, veramente ha avuto un successo enorme. Ok, andiamo, andiamo. Tipo, questi golem sono le mie rocce, possiamo dire, rocce da combattimento. Vai, sassata, ossa e flagello. Voilà, dai. 3800 gli ha tolto Onyx. Pensate un po' con questa mossa quanto gli toglie. Mamma mia, assolutamente tanto. Anche però flagello toglie 3108, che non è male assolutamente. Vediamo un attimo, fossa 3319. Buono, buono. Buono ma molto veramente buono. Allora, fine ondata e andiamo avanti. Eccoli i due Geodude. Dove sta quell'altro? Eccolo. E detto questo, morirete veramente al più presto. Beh, guardate un attimo, flagello. E voilà, sono morti. Poracci. Questi a confronto di loro sono tre colossi che vanno a combattere con dei ragazzini, possiamo dire. Oh, abbiamo Clefable e dei Clefairy. Allora. Solamente li facciamo fuori come non ci fosse un domani. Rafforzatore. Intanto non ci serve, ragazzi, perché non ci tolgono assolutamente un cazzo, possiamo dire. E fossa. Però avvicinati di più, Onyx. È la cosa un po' che odio, ragazzi, di Onyx. È che non si avvicina tanto. Forse perché devo utilizzare proprio questa mossa che è sassata, che è veramente, possiamo dire, una mossa di lontananza. Sì, ragazzi, è una mossa che si utilizza da lontano. Perché altrimenti non ha effetto. Infatti, ragazzi, usiamo sassata e ragazzi, proprio l'abbiamo colpito in pieno. E infatti la doppia mossa l'ha colpito assolutamente un'altra volta in pieno. Oh, abbiamo fatto fuori il nostro caro amico Clefable e adesso andiamo avanti con il boss. Oh, comunque ci ha tolto, ragazzi, eh. Non pensavo, ma a un golem ha tolto tutta la vita. E vabbè, ragazzi, detto questo, andiamo, va. Andiamo, andiamo, andiamo. Comunque non mi aspettavo assolutamente che a Onyx gli togliera tutta quella vita, però adesso, ragazzi, andiamo a scoprire cosa ci abbiamo trovato in quella pentola magica che abbiamo messo 75 bacche. Assolutamente una roba assurda. Allora, andiamo a vedere un po' che ci troviamo. Prima abbiamo trovato un Ponyta che assolutamente non era male, però era a livello 7 e non ci serviva assolutamente. Però ci può servire con i livelli Slowpoke. Mannaggia, io già ce l'ho. Penso che ne avrò 3. O due, già ne ho due o tre. Comunque già ho dei Slowpoke. Però ragazzi, non è niente male questo. Che mossa ha? Oh, Kozata Zen, ragazzi, è molto utile, assolutamente. Poi abbiamo tutte queste pietre P che le possiamo posizionare e aumenta sia DPS sia d'attacco. Quindi ragazzi, è uno Slowpoke niente male. Assolutamente, ragazzi, mi stavo veramente sbagliando. Pensavo che era uno Slowpoke da 4 soldi. Invece no, ragazzi. È veramente un bello Slowpoke. Ci può servire per i prossimi livelli. E ragazzi, detto questo, ragazzi, abbiamo le nostre pietre P. Un po' le possiamo dire scambiamo perché ci servirà per fare il nostro boss. Come vedete, ci sono pietre P di 521. E lo mettiamo questa per esempio. Ah no, 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 no. Lo mettiamo al
Questo qui al golem, qual era quello che c'aveva poca vita? 1980. Oh, questo qua, 1824. Ah, vedete, gli mancava proprio una pietra. E detto questo, sistemiamo anche questa pietra. La mettiamo qua. Sì, ci sta, eh. Poi mettiamo queste 500 al posto di 337. Come vedete, queste pietre possiamo dire di bronzo, di argento, non tanto. Queste sono pietre normali, invece queste d'oro, per esempio, danno cose extra. Come vedete, ecco qua, cura PS col pendolo, tempo di presa da KO, danni da brutto colpo, insomma, tantissime cose. E non parliamo veramente tanto perché altrimenti dura un botto anche questo video. E direi che il nostro Onyx ha tanta roba, dai, ci può stare, dai. Ovviamente potrei migliorare ancora di più i nostri Pokémon, però a me non va. Allora, prendiamo il nostro obiettivo, che era il mondo precedente, che ci dà almeno una batteria veramente completa di 5 vite, di 5 energie. E direi di fare il nostro boss. Finalmente, ragazzi. Ritorniamo con il nostro boss, però potrei rifare tranquillamente la pietanza sulla nostra pentola, però non mi va. Oh, che cazzo, ragazzi, che bello, eh! Dobbiamo fare un po' di riciclaggio. Eppure, però, ho moltissimi slot di queste pietre, assolutamente. Assolutamente, quando faccio questo riciclaggio ci dà le nostre amate bacche che ci serviranno per le pietanze. Vabbè, possiamo dire che ci bastano per questo livello. Quindi, ragazzi, abbiamo riciclato 9 pietre P e iniziamo con il boss. Ragazzi, avete visto che avevamo tipo un'energia stimata troppo P? Grazie anche al bonus. Ragazzi, una cosa assurda. Comunque, allora, qui non ci perdiamo in chiacchiere e ci concentriamo in questo livello dei boss. Allora, allontanati. Vedete, ragazzi, se sta troppo vicino Onyx non fa tanto danno. Però, vabbè, i nostri Pokémon stanno, possiamo dire, nella massima vita. Cioè, ragazzi, praticamente abbiamo soltanto questo qui, questo golem che ha, possiamo dire, gli hanno tolto, mi sa, 10-20 PS, una roba del genere. È una veramente cosa veramente molto positiva per affrontare il nostro boss. Allora, fossa, flagello e carica sassata, carica sassata. Vabbè, non ci serve praticamente. Ok, adesso però sì. Boom. 3649. Mamma mia, quanto toglie. Questa sassata veramente è molto ottima, praticamente tira tre sassi, possiamo dire, che tolgono 3000 e passa, ragazzi, che non è poco. Veramente una mossa veramente incredibile. E comunque, va bene, facciamo fuori questi qua. Dai, forza. Dai, però mi stai deludendo, Golem di lato, eh? Non so come chiamarti, Golem di destra. Mi stai veramente. Cazzo, abbiamo due boss, due nido. No, vabbè. Cazzo, ragazzi, qui non mi aspettavo questa cazzo di scelta di questi boss. Abbiamo due boss, ragazzi, ma incredibile. Non ho mai visto un livello boss con due boss, ragazzi. Una roba incredibile. Io, ragazzi, sto utilizzando tutte mosse così, ma è importante che sconfiggiamo questi due Pokémon, che, ragazzi, sono un po' offati, eh. Abbiamo il nostro comunque Golem che è andato a dormire nella sua Pokéball, che ci manca a metà alla sua, possiamo dire, resuscitazione, possiamo dire in un certo modo.
Dai, questa sassata, boom! Flagello, dovrei pure schivare queste mosse, però a me non va. Vai con questa fossa. Comunque Onyx non gli stanno togliendo niente, ce l'hanno con questi golem questi due comunque. Comunque dai, è fatta, è fatta. Ok, ora si sta concentrando questo Nidoking anche su Onyx. Dai che... Oh, ok, Nidoking l'abbiamo fatto fuori. Manca Nidoking. Nidoqueen. Ok. Certo che fanno questi nomi veramente incredibili. Perché questa è femmina e Nidoking invece è maschio. Il re Nido sarebbe e questa è la regina Nido. Comunque abbiamo fatto fuori questi due boss che assolutamente non me l'aspettavo che erano due boss. E abbiamo fatto questo alto piano silenzioso. L'abbiamo completato e ve l'avevo promesso che avevamo fatto questo boss. E quindi ragazzi, missione compiuta. Missione riuscita. E abbiamo fatto con voi questo... Ah, che bello! Statua fuga fuoco. Però che c'entra questa statua quando nel livello non c'era nessun tipo fuoco? Veramente ragazzi, ma vabbè. Ci ha dato questa statua, è veramente utile per aumentare... Ah, queste statue poi servono per aumentare i livelli a questi qua. Per esempio questa statua... Darà ragazzi, vediamo un attimo, intanto abbiamo finito questo video, la posizioniamo, obiettivi, ah vabbè no, comunque abbiamo moltissime cose qui, possiamo riscattare, vabbè questo lo farò dopo, comunque posizioniamo un attimo quella statua, un attimo, vi faccio vedere cosa ci può dare, allora la posizioniamo, tanto uguale ragazzi, la posiziona... Ah, la possiamo posizionare anche in questa isola. Però ragazzi, direi di posizionarla qua, dai. Ok. Tutto questo va benissimo. Ci dovrebbe, ragazzi, in teoria ci dovrebbe dare questa, possiamo dire, questa statua maggiore tipo esperienza per i nostri Pokémon fino ai livelli 40-50 tipo. Però ragazzi, ogni pietra possiamo dire dà la sua, possiamo dire, esperienza ai Pokémon che sono di minore livello. Per esempio, questa di Ratta da fino ai livelli 10 dava moltissima esperienza e poi il resto non mi ricordo assolutamente. Comunque, ragazzi, ci sta ragazzi, abbiamo fatto questo video con il boss di questo mondo e sono veramente contento perché ci siamo assolutamente riusciti. E detto questo ragazzi, ci possiamo vedere a un livello veramente extra, non questi due ma i livelli veramente interessanti, non so quali sarebbero, comunque ci vedremo assolutamente per un altro video e penso forse che sarà anche l'ultimo ragazzi, perché possono assolutamente bastare per questo gioco. Comunque ci può stare che ho fatto diversi video perché a me, ripeto, questi giochi Pokémon piacciono. E comunque ragazzi, abbiamo fatto questo mondo e ci può stare che era rimasto facile ragazzi, perché ho fatto, ripeto, 1400 volte questo livello. Però va bene ragazzi, avevo promesso che infatti avevamo fatto questo boss e ci siamo assolutamente riusciti. Comunque ragazzi, ci vedremo in un livello extra, non so quale sarà perché penso che dopo di questi ci saranno anche dei livelli extra. Ci vedremo proprio ai livelli extra e direi proprio di finire questo video proprio così. Ebbene ragazzi, questo video può finire così e spero che vi sia piaciuto, lasciate un like se è per questo e chi non è iscritto iscrivetevi subito, mi raccomando, i social sono qua sotto in descrizione, Instagram lollo02thebest e Telegram @lollo02thebest. Ragazzi, io vi saluto e ciao!